Buongiorno a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere le mie 10 palette preferite per gli occhi, che sono quelle che vado quando voglio avere un effetto sicuro, quando voglio qualcosa anche di particolare e anche perché ormai mi sono affezionata a quei colori, li so usare bene, sono belli, mi piacciono, che mi hanno colpito, insomma sono le mie palette preferite. Scusate se sentite la ventola in sottofondo, ma è il computer che ho sotto la fotocamera e purtroppo non posso rimuoverlo perché comunque sta tutto attaccato. Io mi vedo nell'anteprima lì, se no poi io non vedo se sono a fuoco, insomma perdonatemi questo rumore. Immaginate che ce l'avete voi nella vostra stanza, che io sto con voi nella vostra stanza e che non ci possiamo fare niente insieme. Allora, una palette che ho sempre amato, che ho utilizzato per tanto tanto tempo e che adesso ha cambiato pack, ma all'interno ci sono gli stessi colori, è quella della Too Faced, della Natural Eye, dove abbiamo un sacco di colori molto diciamo naturali per tutti i giorni. Io utilizzo tantissimo sia Velvet Revolver che Sex Espresso che Cocoa Puff, insomma questi tre colori, ma ho utilizzato parecchio anche quest'oro, gli illuminanti. Mi piace tantissimo questo qui che è Day, cioè è il colore Heaven, che è per tutti i giorni, come dice la parola, perché è molto versatile come palette e si sfuma benissimo come tutti gli ombretti della Too Faced. Un'altra palette dai toni nude è questa qui della Visart, che è una linea francese se non erro, che è professionale, quindi il prezzo di questa palette è veramente alto. Me la regalò Sonia per un Natale di 2 anni fa e la utilizzo praticamente per tutte le spose. C'è tutto qui, ci abbiamo i colori naturali, i colori caldi, i colori freddi e c'è un unico colore che è quello più scuro, che è un grigio scurissimo, non è un nero e non è il mio nero preferito, però devo dire che comunque molto spesso utilizzo questi caldi e i colori matte opachi. Veramente mi trovo benissimo anche per truccare ovviamente me stessa quando voglio un look nude senza troppe pretese e totalmente opaco. Veramente mi piace tantissimo. Un'altra palette super particolare, specchiata e super zozza, vedete sono tutte le mie manate, è questa qui di Stila, la Spirit. Anche questa l'ho utilizzata tantissimo, mi piace moltissimo soprattutto perché ha tanti punti luce. È un po' l'opposto di quella precedente perché sono quasi tutti scimmerini i colori, anche se comunque abbiamo questo che è opaco e qualche colore che è un satinato, non è uno shimmer vero e proprio, quindi va benissimo anche per sfumare la piega. Mi piace molto questo salmone, questi due punti luci, insomma c'è anche quell'opaco panna. È una palette comunque molto completa e si possono creare tantissimi look con questa palette. Zac, avete visto in anteprima le altre. Mi sono resa conto che in realtà ne ho 11 di palette qui. Quindi o devo eliminarne una o ve ne parlo comunque di una. Fa niente, ve ne parlo comunque di una. Scriverò 10 top 10 perché fa più figo. La palette dai toni strong non potevo non inserirla in questa top 10, top 11, insomma. Perché? Perché ci sono dei colori pazzeschi e iperpigmentati. Veramente molto molto bella, versatile. Io ho usato tantissimo questi viola. Sono belli anche questi verdi acidi. Quando devo utilizzare un colore molto strong, molto forte, prendo questa palette. Oppure prendo anche una della Sugar Pill. Però in linea generale vado a rifinire su questa perché ho più scelta di ombretti. Mi piace tantissimo. L'unico colore che forse mi piace un po' meno è questo argento. Però in linea di massima veramente molto molto bella. Promuovo anche questa, che è la palettina di Neve Cosmetics fatta in collaborazione con Giuliana, con Makeup Delight, che saluto, ciao Giuliana. La comprai un po' di tempo fa e la trovo anche questa molto versatile perché abbiamo un punto luce, dove sta questo, e ne abbiamo anche un altro rosato. Poi abbiamo un marrone caldo, dei tortora, viola, il verde metallizzato, questo per scaldare il look che è molto bello, il blu, insomma è una palette molto completa, pigmentatissima, nonostante stiamo parlando di ombretti minerali. Sfatiamo questo mito perché ultimamente mi avete scritto molti, ma gli ombretti minerali sono coprenti, cioè sono duraturi, se mettete ovviamente un buon primer sotto, assolutamente sì,
e io mi trovo molto molto bene anche per fare quei look molto veloci, rapidi, perché si sfumano bene gli ombretti. Adesso promuovo questa qui, che è una palettina di edizione limitata. È la palettina che uso di più in assoluto, sempre, perché è compatta, sta in una mano, me la porto molto spesso se vado fuori, in riunione, in vacanza, la trovo veramente molto molto pratica e comoda da inserire nelle varie pochette che non occupa spazio, ed è molto bella perché questo è uno dei miei punti luce preferiti e questo è uno dei miei marroni preferiti. Sembra brillantinato, ma in realtà sfumato nella piega non dà questo effetto glitter, e molto spesso utilizzo questi due per intensificare sempre la sfumatura che precedentemente ho dato con questo. Quelli che utilizzo di meno sono questi due, perché non amo molto i tortora io, perché sono colori freddi, anche di transizione preferisco i tortora però tendenti più al caldo, quindi per questo non li utilizzo tanto. Però come palettina è completa, pigmentatissima, poi NARS è una garanzia, insomma NARS è una linea molto professionale, secondo me mi trovo molto bene anche con altro, e gli ombretti anche sono bellissimi. Un'altra palette compatta che ho dovuto inserire perché anche questa mi rendo conto che la utilizzo molto spesso è della Custudio Makeup, è un'azienda italiana che fa ombretti, basi, mi mandò un po' di prodotti un bel po' di tempo fa, e questa è la palettina che scelsi io. Diciamo che tornando indietro non sceglierei questi due marroni che sono molto simili. Vedete che qui c'è un pizzico in più di viola dentro e qui c'è un po' più di aranciato, ma sono molto simili. Questo c'ha i riflessi rosa, che è uno dei illuminanti rosati molto simile a Pink Opal di MAC, per farvi capire, e il viola. Li utilizzo molto spesso proprio tutti quanti insieme, cioè metto il punto luce, metto un po' di viola, sfumo il marrone nella piega. Per il look da tutti i giorni, veloci, senza troppo impegno, veramente ottima. Non potevo non promuovere questa figata qui, che è di Melt Cosmetics. Vedete che è calamitata, e questo è pazzesco. E abbiamo anche questo viola con i riflessi. La Melt è una linea americana che fa palettine, ombretti e rossetti, quindi non fa tante cose. Però trovo che le loro palette siano molto professionali, iperpigmentate, per farvi capire la pigmentazione, guarda. Però molto pigmentate e molto sfumabili, infatti vorrei acquistarne un'altra che è uscita da poco e anche una con i colori nude. Io ci vado dietro a queste qui, però ho paura della dogana perché di queste il pacco mi è andato a finire in dogana, ho dovuto fare tutta la trafila, però veramente molto molto carina. Un'altra palette che mi è piaciuta tantissimo, che ho utilizzato tantissimo quest'estate, quindi me la sono portata in vacanza e successivamente sono andata in riunione al lavoro e me la sono portata anche lì, e l'ho utilizzata diciamo fino ai primi di settembre, poi ho iniziato a utilizzare tutti gli acquisti che ho fatto in America. Eccola qui, è la palettina di Nabla, cioè pensata per la collezione Marmalade, era lì per le sirene. Diciamo che ce ne sono alcuni che danno questo effetto bagnato, che è tipo questo. Questo colore qui, ma anche questi viola sui miei occhi sono pazzeschi. Anche il verdone è da paura, anche il verdone è da paura. Vedete com'è? È simile un po'... Ah no, non è simile. Vabbè, comunque è molto bello. Guardate questo che cos'è. Non lo so, cioè... Io amo i loro ombretti. Cioè, vedete? Lei... Devo assolutamente inserire la Tartelette di Tarte, anche se purtroppo molte di voi so che la stanno cercando online perché mi hanno contattato in privato, ma è difficile trovarla, ok? Ci sono pochi siti che vendono Tarte e mi piace tantissimo la sfumabilità, anche se comunque devo dire che c'è questo colore che è un borgogna, però in realtà sulla palpebra sembra un marrone e questo è l'unico che mi ha un po' deluso. Sono un po' polverosetti, ok? Quindi a livello di press vedete che sono un po' polverosi. In linea generale, cioè veramente una palette iper versatile, pigmentatissima, dalla durata pazzesca, poi sa di cioccolato, insomma veramente non potevo non inserirla nel mio top palette, quindi sì, questa molto molto bella. Ed infine l'undicesima palette, che
è questa qui, che è quella di Neve Cosmetics, che ho composto io un po' di tempo fa. Qui abbiamo, diciamo, il mio punto luce preferito in assoluto, che è quello che vedete qui, ed è anche quello che vedete sullo zigomo. Lo utilizzo praticamente molto molto spesso, mi piace tantissimo perché è super glow, super luminoso, super super super. Poi abbiamo il red carpet e il nero, che sono i miei due colori preferiti in assoluto, e Fenice, che è quest'altro ruggine molto bello e particolare. Quindi questa qui l'ho dovuta inserire. E niente, io spero che questo video, non ce l'ho più, ho fatto così, non ce l'ho più, questo video vi sia stato d'aiuto. Io vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ossia a domani. Ciao!